Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un pochino la moto, come è equipaggiata, un po' tutto, visto che è forse l'ultimo viaggio che faremo. Buono, allora iniziamo da davanti. Cupolino maggiorato, che adesso è tutto riparato con lo scotch. Poi qua il quadro strumenti, già ho fatto un video a parte a riguardo. Questo no, perché prima avevo il RAM, non andava bene, e adesso ho l'SP Connect. Magari faremo un video a parte su questo. Poi manubrio originale, paramani della One o senza marca da 30 euro che vanno benissimo. Qua avevo un coltellino pinza multiuso che però si è rotto e mi sono dimenticato di portare, sarà da metterne qualcun altro, vedremo. Questo è il nuovo gioiellino, è il... come si chiama questo? Oddio. Questo è il regolatore di tensione maggiorato. È il modello SH775AA. Per maggiori informazioni chiedete Andrea Scione, perché io non ne so un cazzo. Specchietti, quelli richiudibili. Un altro SP Connect sul manubrio per quando c'avevo il telecomando del drone. Borsa da serbatoio della Moscomoto. Questa qua, ragazzi miei, incredibile. Questa è una piastra della pettorina della GoPro col suo attacco SP Connect per tenere qua l'altro telefono, il principale. Come potete vedere, piena di tasche. Bussola piena di tasche per tenere tutto organizzato, anche se ora non c'è niente di organizzato, però più o meno si possono organizzare le cose. Non è stagna, non è impermeabile, c'è la sua cover. Questo è l'attacco SAE, che io quando non uso sta qui, quando uso e lo attacco qua direttamente alla batteria per caricare i power bank e le cose che stanno lì dentro. Poi dentro questa tasca qui ci sarebbe, che adesso non ho, ah no, c'è, vedi, manca solo il tubo, il camelback per l'acqua, che adesso questo si è rotto, dopo tempo si è rotto il tubo, più che altro il tubo esce di qua, fa il giro qui e qui c'è l'attacco dove mettere il tubo, che c'è qua l'ugello dove ciucciare, diciamo. Buono, poi andiamo qua davanti, lampadina LED di Amazon, fantastica. Questi li abbiamo cambiati, però fanno schifo, come vedete. Qua abbiamo con le fascette metalliche raggi di ricambio, i raggi sulla ruota sono con le fascette, perché Niccolò Casabianca dice che rinforzano di più, speriamo. Di qua, qui c'è il sensore di velocità che si è rotto perché ha preso una botta del contachilometri. Altre fascette di plastica di riserva. Questo è l'accrocchio che si è rotto, ci andava la fascetta qui per tenerlo così, perché siccome ho fatto una piastra di rialzo per il parafango, come vedete è più alto e ora ci stanno tre dita mie. Fatalità, anche storto, perché anche questo ha preso botte. Però per il fango, per permettere al fango di passare quando ci sono le fangaghe. E l'unica cosa che qua era sempre rigido di plastica e andava a battere qui. Andava a battere qui e si crepava, si stava rompendo. Anche qua, come vedete, va a battere e si sta rompendo. Questa è una gomma, quelle, non lo so, però una gomma spessa che sta qui, qua. Vabbè, e questo è un tubo d'alluminio piegato e abbullonato qui, semplice, una bella indianata, come si suol dire, però funziona. Qua invece abbiamo cavi di riserva, rosso in teoria, nero, fascette di riserva, già ne ho usate varie. Di qua abbiamo altre fascette di plastica, sempre portata di mano. Poi vediamo cosa c'è, queste borsette qua laterali. Queste sono le borsette della Decathlon, banana style, perché le ho copiate da lui. Fantastiche, perché lasci qua le cazzate, le cose che non servono quasi mai. Tipo qui di solito c'ho la camera d'aria, kit pronto soccorso, il tarp da un lato perché è bello grande, e altre cazzate che adesso non mi ricordo.
cose che si usano quasi mai. Qui c'ho un sacchettino sempre attaccato, dove dentro c'ho dentro un altro sacchettino di plastica l'imbuto per fare il refill dell'olio, perché come sapete, se non lo sapete ve lo dico io, c'ho l'olio qui che è una bella merda metterlo, e quindi c'ho l'imbuto di silicone per metterlo dentro. Sella, vabbè, gli ho cambiato solo la copertina, però la spugna è la sua originale. Passiamo a vedere cosa c'è sui telaietti delle valigie. Questi tumori qui sul telaio non sono altro che gli attacchi, questi qua, gli attacchi delle valigie della Heavy Duties. Un po' sono di questi qua e un po' sono di questi, che quelli sotto sono praticamente uguali, solo che non c'hanno la gomma in mezzo, quindi sono intercambiabili. Ce li ho anche di qua da quest'altro lato, altri due di quelli, diciamo, che vanno bene per tutto, e qua altri quattro di questi qua, perché soprattutto questi, quando cadi la valigia si sgancia in automatico, però alla lunga si crepano o si spezzano addirittura, e quindi è sempre meglio averceli di riserva, perché sennò me li devono inviare dalla Romania. Dipende dove sei, finché sei in Europa ancora, però insomma è sempre meglio averceli di riserva, quindi sono sempre qui. Poi che altro c'è? Lo scarico l'abbiamo cambiato con lettori e scarico GPR, che è ridotto una merda proprio, come già sapete. DB Killer perso non so quante volte e nessuno che me lo vuole saldare, sti bastardi. Poi abbiamo questo, che è quello per la catena, scorricatena, leve per cambiare le gomme, fissate qua. Qui c'ho i picchetti, queste sono fascette, ragazzi, incredibile, che hanno lo sgancio e si possono riutilizzare. Porta targa l'abbiamo cambiato, luce a led, questo catarifrangente l'abbiamo perso. Di qua vedete c'è un altro di quei cicci lì, di riserva per le valigie. Poi qua c'è il martello, che non si sa mai. Questa cassettina qua, vabbè, non ve la apro, però il discorso è che mi serve sia per alzare la tenda da 2 secondi che mi porto sempre, e sia per tenere anche qua ricambi per la moto, che non uso quasi mai, e devono stare al sicuro, asciutti e senza essere stropicciati o cose, tipo guarnizioni, qualche membrana, candele, non lo so, attack, colle varie, bicomponente, tutte cose che insomma sono proprio d'emergenza, diciamo. Infatti la apro raramente. E poi sta sotto qua, imbullonata, sempre qui questa, perché praticamente gli ho messo una piastra dentro e l'ho avvitata come fosse la piastra del bauletto, diciamo. Veniamo alle valigie. Le valigie, come vedete qua, hanno sopra sempre i Rockstrap, modello piccolo, questi qui, e sono comodissimi perché ci metti di tutto e di più. Infatti la mia regola è i liquidi fuori dalle valigie o dalle borse, perché quasi sempre si rompono e sono cazzi. Quindi qui ho la boccia, quella della benzina, che va bene sia per qua sia per il fornello. Poi vabbè, abbiamo il sacchetto dell'immondizia, il lucchetto, vedete qua. Come sicurezza, per non perderla, ci sono le fascette, quelle riapribili. Poi qui ci metto, non lo so, altre cose, tipo la borsa, quella con l'acqua. Qui c'è un altro cavetto che non si sa mai, può sempre servire. Insomma, qua c'è sempre roba, o le ciabatte, non lo so, dipende un po' dalla giornata, da come va, però insomma sta sempre tutto lì. Poi veniamo dentro le valigie. Qua, ragazzi, per dirvi, volevo fare tipo delle tasche con qualcosa, però non ho mai avuto tempo e cazzi di farlo, onestamente, quindi ho sempre lasciato stare, però si potrebbe sfruttare anche questo spazio, soprattutto per cose piccole che magari non si vogliono perdere, un organizer, qualcosa del genere. Poi questa è la valigia, quella elettronica, che già avevo fatto un video a riguardo, dove c'è lo zaino con l'iPad e tutte le cose, e in più anche cibo, come potete vedere. Qua si sfrutta tutto lo spazio. Poi questo è un viaggio un po' così, che siamo in due,
infatti c'è Emilia con me. E quindi ecco, questa comunque è la borsa, io la chiamo elettronica. Nell'altra borsa invece, nell'altra valigia, ho tutta la roba da campeggio. Questa borsa stagna e comprimibile, diciamo, che c'è una valvolina per tirar via l'aria, ci sta il sacco a pelo, il cuscino, il sacco a pelo quello più fino e cose per dormire. Poi ci abbiamo sempre il bagno, lo spazzolino, sapone, dentifricio, filtro dentale, tutte queste cose qua. Questa è la mia cucina, dove praticamente c'ho qui l'olio in una boccetta, qui vabbè accendino, acciarino, zucchero, quattro cagate. Di qua invece c'ho il sale, coltello, cucchiaio, forchetta, basta. Quindi questa è praticamente la cucina. Poi vabbè, cosa ci abbiamo in più? Il materassino, il fornello a benzina e insomma, poi vabbè la felpa, questo non dovrebbe sta qua ma va bene così, e poi vabbè anche la pentola, la padella, il bicchiere, queste cose qua. Ora vi faccio vedere come metto su queste cose. C'è la tenda della due secondi, la copertura sua si è rotta praticamente subito, e qui questo qui sarebbe la custodia, diciamo, di una ruota di bicicletta. È un po' più grande, però sti cazzi. Anche questo tra un po' cederà, però va bene così, insomma. E questa la metto di solito qui, con tutte ste cinghie che vedete. Sembra un groviglio che non si capisce niente, però è tutto sotto controllo. Sono della Rockstrap e praticamente qui c'è un elastico, si ingancia, questa non è la sua, si ingancia e poi si tira, e praticamente l'elastico fa in modo che questa non si smolla mai e la roba sta bella fissa. Sono comode, pratiche. Io praticamente metto la borsa qui, ne metto due a X, uno così e uno così, e sopra il borsone della Endurista con due così. E questo non si muove più. Rapido, facile e veloce. Sul borsone dell'Endurista poi c'è la, come si chiama, la tanichetta dell'olio con le classiche fascette apribili. Dentro qua di solito ci vanno vestiti e altro cibo, se è che magari deve star lì, non devo tenerlo comodo durante il giorno. Questa è la stessa che sta lì dentro, dentro la valigia per il sacco a pelo. Qua ci tengo i vestiti, di solito quelli puliti, quelli sporchi li lascio così tratti là o dentro un altro sacchetto. Poi di solito qua, che ne so, fazzoletti in più, cose in più, insomma, e basta. Di solito è tutto qua. Ah, e anche la sedia da campeggio metto qui. Poi vabbè, in questo viaggio ho messo il Rockstrap che tenevo di riserva in più. Infatti, come potete vedere, ne ho tre qua. Uno, due e tre. E tre anche di qua. Perché sopra qua mettiamo la chitarra che ci siamo voluti portare questo giro. Però l'altro Rockstrap, il terzo, sarebbe stato tutto arrotolato bene, fissato qui, per così, per lungo, come sempre, come emergenza, insomma. E poi mi stavo dimenticando la cassetta, qui ho tutti gli attrezzi che mi servono, e niente, ho fatto un video anche su questa. Ah, c'ho le pedane maggiorate da cross di un YZ, il filtro dell'aria già l'abbiamo visto, e vi dico di fare attenzione col filtro dell'aria perché anche con l'originale passa abbastanza polvere, infatti forse è una delle cause del problema. Ecco, passiamo ai problemi invece che ho ora. Io sono partito che la moto era praticamente a posto, avevo fatto tutto, e il problema più grave sta qua dentro nel motore, perché consuma olio
E vabbè, non vi sto a spiegare tutta la storia, però alla fine dovrei cambiare cilindro perché non lo posso più rettificare e il pistone è nuovo. E questo è un problema. Poi, altro problema, c'ho i leveraggi che sono praticamente tutti spaccati, finiti. Infatti non ha neanche più senso metterci grasso perché esce. Poi, lo scarico. No, non ci si può fare niente. Bisogna prenderlo e buttarlo nell'immondizia. Ragazzi, si è riempita la micro SD, passiamo al telefono. Stavamo dicendo dello scarico che è da buttare, i collettori da sistemare, perché sarebbero acciaio inox, però sono arrugginiti. Ah, questa non so se ve l'ho detto, la fascia, una cinghia di emergenza che non si sa mai. Ne ho altre sparsi in giro, però questa ce l'ho comoda, non si sa mai, sempre lì. Poi vabbè, oltre a classiche gomme che ormai sono finite, pastiglie, classica manutenzione, diciamo, ci sarebbero le barre paramotore che sono un po' messe male perché a furia di prendere botte si sono tutte piegate e quindi escono praticamente da qua se io le tiro. Non è un sistema tanto valido questo qui, sarebbe un po' da rivedere. Poi sarebbe da fare una tancherita e serbatoio. Qua vabbè, non mi interessa niente onestamente delle plastiche, perché finché stanno su va benissimo. Anzi, gli danno un'aria più cattiva e vissuta, strong proprio. Però una tancherita e serbatoio sarebbe da farla. I cerchi, soprattutto quello davanti, è storto. E il tubeless se n'è andato davanti e dietro, ormai non funziona più, non tiene più. E c'ho avuto i problemi con i raggi, adesso è risolto. Vabbè, una stronzata, alla fine le prese USB sono partite tutte, dovrei sistemarle, però vabbè, queste sono proprio stronzate. Cambiare il sensore della velocità che si è rotto. E vabbè, sistemare la freccia dietro, però sono tutte cagate, diciamo. I silent block della piastra, perché praticamente il manubrio sta sempre storto e sono i silent block. Il manubrio è dritto, le forche sono dritte, credo. I silent block non più. Poi qua forse ci sarebbe una crepa nel telaio, sarebbe da tirar via la vernice e vedere bene. Però non è che insomma mi piace tanto. Ragazzi, questa è la mia Black Camel per girare il mondo. Ragazzi, sapete che Black Camel non ce l'ha fatta più. Più che altro, se non fosse stato per il motore, molto probabilmente l'avrei tenuta, avrei sistemato quelle quattro cazzate che rimanevano. Però il motore ormai era la terza volta che dovevo rifarlo. La prima perché era spompato, la seconda perché il meccanico ci ha messo le mani e ha fatto solo disastri. E poi l'ho fatto sistemare bene, però c'è stato questo problema del consumo d'olio esagerato e onestamente buttarci via ancora soldi, no. Se il motore era a posto, probabilmente sarebbe ancora qua e avremmo continuato con lei. Se avete domande o volete qualche video più specifico in particolare, scrivetemelo sotto. Ciao!